Ci trasferiamo a Gallarate perché è stato presentato un progetto che eh, riprende il, la storia di, della città dei Due Galli attraverso luci e colori. Ascoltiamo i dettagli. Ritrovare identità e radici dell'antico borgo perduto di una Gallarate del passato, viva e piena di attività in centro attraverso l'illuminazione artistica. Nel progetto Gallarate Lightscape presentato questa mattina a Palazzo Borghi da amministrazione comunale e commercianti. Si è finita la parte burocratica per l'assegnazione dell'incarico e ci sarà il nostro grande Romano Baratta che è un personaggio conosciuto non solo in Italia. E si è studiato in questi mesi precedenti tutta la città di notte, come è illuminata e come sarà illuminata ed è un progetto che ci permetterà anche di enfatizzare la parte marketing della città di Gallarate attraverso l'illuminazione non più decorativa ma illuminazione artistica. Dal verde che ricorda l'antico faggetto l'azzurro dei torrenti, il rosso per le vecchie beccarie. Sarà un'illuminazione che valorizzerà la storia e l'identità di Gallarate e quindi l'essenza antica, quella che era raccolta all'interno del centro storico che pochi conoscono perché poi Gallarate è conosciuta sia dai cittadini ma anche al di fuori per la sua Importanza nell'età moderna, quindi quella industriale. Si scoprirà una gallarate quasi nascosta. L'illuminazione aiuterà a far conoscere delle, il motivo per cui è nata Gallarate, le piazze cosa erano adibite, oppure anche come erano posizionati alcuni monumenti, oltre chiaramente a valorizzare l'esistente, quindi la pavimentazione, i monumenti, alcuni particolari che vengono messi in ombra dall'attuale illuminazione.